Oro e sicurezza, oro ed economia parallela, sono questi i temi che stanno interessando attualmente il distretto orafioretino sulla questione. Gabriele Veneri, consigliere regionale e noto imprenditore del settore, ha le idee molto chiare. Questo è, diciamo, un inizio di questa battaglia che le forze dell'ordine e le istituzioni fanno nei confronti del mondo del crimine per salvaguardare, per tutelare il comparto orafaretino, che è la prima forza, è una delle prime forze addirittura a livello regionale, è quello che spinge il PIL di tutta la regione in avanti. Non dimentichiamo 8.000 addetti, una cifra Sì. notevole. Fatturati importanti, tante aziende, tanti imprenditori, tante famiglie che si basano su questa economia che è solida e che viene da lontano. Sull'inchiesta trasmessa in una nota rete televisiva nazionale che ha fatto molto rumore, Gabriele Veneri esprime un giudizio tranchant. Non vorrei minimizzare, perché i problemi vanno approfonditi e sviscerati fino in fondo, che siano piccoli, medio, grandi, ma credo che il distretto orafo goda di un'ottima salute sia economica che morale, e qui ci tengo in maniera particolare perché è un'attività che seguo anche poi personalmente. Se si parla poi di casi sporadici o di mosche bianche, parliamole, ma diamogli il peso, non leghiamo il termine del caporalato, il termine del problema del sommerso a un distretto che ha per storia e per tradizione una storia importante e fatta di veri principi che sono anche sani.